Ciccine, non mi vedrete, ma vedrete le cose importanti. Per questo video ci servirà un po' di frutta fresca. In questo caso io avevo in casa una susina, due pesche e due kiwi buoni. Un po' di latte di mandorla, e quindi non latte normale, bensì latte di mandorla, o se vi piace latte di riso, e un buon vecchio frullatore che fa il suo dovere, insomma. E andiamo subito alla preparazione. Una volta sminuzzata, ovviamente lavata, sbucciata e sminuzzata la frutta, aggiungo al frullato un cucchiaino di zucchero di canna per renderlo un po' più dolce, insomma. E poi andrò a versare il latte di mandorla. Perché il latte di mandorla? Perché chi come me non digerisce il latte non può ovviamente mangiarlo, né berlo, né insomma assimilarlo in nessun tipo di alimento. Il latte di mandorla è più digeribile e ha pochissime calorie. Ora qui non so se si vede, però ha 100, per 100 ml di prodotto, e noi ne metteremo molto di meno, ha solo 81 calorie. Per cui insomma noi andremo a mettere non più di un bicchiere di latte, giusto per amalgamare il tutto e renderlo appunto bevibile, quindi non col cucchiaino ma proprio da bere. Aggiunto un po' di latte, vado a frullare e poi aggiungerò un altro po' di latte finché non avrà la consistenza che desidero. A dopo. Questo è il risultato finale. Ta-da! Un beverone. Magari lo vedete. Questi sono i semini del kiwi, ovviamente, quindi tranquilli, non ci sono cose strane. Come vedete è abbastanza denso, potevo farlo più liquido, ma non volevo proprio farlo a succo. Questo è il fidato frullatore che ha fatto il suo dovere e adesso me lo bevo. Cin cin!